Salve a tutti amici di YouTube! In questo tutorial vi volevo far vedere due modi su come creare dei loghi per l'installer. Come creare l'installer stava nel video tutorial precedente. E il prossimo tutorial che farò, o il prossimo o quello dopo, sarà su come creare icone per l'installer. Ok. E iniziamo aprendo GIMP 2. Questo, ricordate, è il primo modo per crearli. E una volta aperto facciamo file, crea, direttamente crea, logotipi. E gli mettiamo uno di questi, che ne so, mo gli metto profilo 3D uguale. Il profilo 3D, la cosa bella del profilo 3D è che c'ha il motivo per rendere più bella la vostra scritta. Quindi in questo caso, se avete fatto anche voi il profilo 3D, mettete motivo esplora, gli mettete un motivo. In questo caso metto questo. Che vedo anche se è un po' brutto, e qui dove c'è scritto testo, gli mettete il vostro testo. In questo caso gli metto Pier Francesco 97 2008. Gli date l'ok. Quando avrà finito questa barra di caricamento, vi uscirà questa scritta tutta bella con Pier Francesco 97 2008. Ci rimangono due cose da fare: dargli uno sfondo e girarla per poterla mettere nell'installer. Allora, diamo il segno dell'occhiello a Bump Map in modo che esce lo sfondo nero. Questo sfondo nero noi lo possiamo colorare sullo strumento riempimento. Clicchiamo riempi con il motivo e gli mettiamo il motivo che vogliamo. In questo caso gli do questo, che è il mio preferito, Blue Web. E poi possiamo cliccare. Noterete che la scritta non scomparirà, ma soltanto lo sfondo si modificherà. Infatti, se no togliamo gli occhiali e così. Adesso dobbiamo cliccare, come vedete, tutte queste parti nere le dobbiamo cliccare in modo che spariscono. Vedete, appena cliccate spariscono. Uno deve avere un effetto reale, tutto completamente trasparente. Come vedete, completamente trasparente e completamente finita. L'unica cosa che ci rimane da fare è girarla, cliccando su immagine, trasforma, ruota di 90 gradi in senso orario, e noteremo che la nostra scritta è fatta ed è finita. Poi mi raccomando, quando la salvate facendo file salva come, dovete mettere innanzitutto il posto dove la volete salvare, tipo scrivania, che è il desktop. Poi al nome dobbiamo mettere tipo logo, punto, mi raccomando, punto BMP. Questo è molto importante, se no non funziona per l'installer. Gli diamo salva, gli diamo esport, gli diamo salva, e quando l'avrà salvata uscirà sul desktop. Gli diamo il doppio clic e vedete, è finita la prima il primo logo. Il secondo logo è questo qui. Allora, bisogna creare, facendo file nuovo, non crea, nuovo, e gli diamo a dimensione immagine larghezza, gli diamo 315, altezza gli diamo 108. Un attimo, che ce l'ho scritto qui, che non ne sono sicuro perché si sbaglia. Aspettate che controllo per essere sicuro. Cioè, no, 108 per 315, il contrario. Ecco, gli diamo file nuovo, larghezza 108, altezza 315. Quindi larghezza 108, altezza 315. Gli diamo l'ok e vi uscirà questa barretta bianca.
Alla barretta, questa barretta bianca, gli creiamo un nuovo livello e lo chiamiamo testo. Gli diamo l'ok. Poi clicchiamo su sfondo, gli diamo il riempimento, gli diamo riempi con il motivo che vogliamo, in questo caso lascio il blu web, gli diamo l'ok, li clicchiamo e vedrete già il motivo che appare. Poi, infine, mettiamo lo strumento A e ci scriviamo al centro, in alto. In questo caso scrivete tipo P, P a capo, I a capo, cioè il nome che volete mettere, cliccate sempre a capo. Quindi tipo io mo scrivo direttamente per Francesco senza mettere il 93.008 perché non mi caccio, perché è un nome troppo lungo. E ok, a questo punto possiamo regolarci anche con la dimensione, perché se magari la dimensione non entra, la possiamo ridimensionare in modo che di farlo entrare. Ok, una volta fatto ciò, gli diamo la gradiente, la sfumatura e gli diamo... E gli diamo il colore che vogliamo, in questo caso gli do tipo marroncino e facciamo tasto destro su alfa selezione sul P un trattino, gli diamo tasto destro alfa selezione e da sopra sopra alla fine li clicchiamo e noterete che cambierà di colore. Poi gli diamo tasto destro, seleziona, niente. E voilà, la vostra scritta è stata fatta, come vedete non è male. E poi voi potete scegliere se mettere quella di prima o questa qui. Poi sempre facendo file, salva come, mettete il nome tipo logo2.bmp, sempre bmp, gli date salva, date esporta, salva. E sarà fatto. Boh, vediamo un attimo quanto sto, ecco 7 minuti. Allora vi faccio vedere. Questo è il primo. Questo è il. Fatevo la differenza. Mo vi faccio vedere anche il secondo, così fate la differenza voi stessi. Prendo il logo 2. Gli diamo. Vi faccio vedere. Potete scegliere più Francesco e più Francesco 47.008 scritti uno così e uno così. Liberi di scegliere tra due, vi do due opzioni e poi decidete voi. Ok, ci vediamo alla prossima e ciao!